Siamo un crocevia determinante per l'umanità e a rischio la vita come l'abbiamo intesa finora. Secondo l'ONU abbiamo 10 anni per correggere la rotta. Tutti gli stati membri hanno ratificato l'Agenda 2020-2030 in 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e riguardano la salute della biosfera, della società umana e dell'economia. Ci ricordano che ogni forma di vita è collegata e ogni nostra azione ha un impatto. Oggi l'8,6% della popolazione mondiale vive nella povertà assoluta. Sono nelle stesse condizioni l'8,6%. 8,4% degli italiani. Più di 820 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, di cui 2,7 milioni in Italia. 2 miliardi di adulti nel mondo sono sovrappeso, di cui 23 milioni in Italia. I bambini sono 40 milioni nel mondo e 2,1 milioni in Italia. 617 milioni nel mondo non raggiungono gli standard minimi di lettura e matematica. In Italia un quindicenne su 4 non raggiunge gli standard di lettura e comprensione. Il 39% della forza lavoro nel mondo è femminile, ma solo il 27% è dirigente. In Italia la quota rosa è pari al 49,8%, 13 punti sotto la media europea. 785 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile. 2 miliardi vivono in paesi con forte stress idrico e le nostre falde acquifere sono tra le più inquinanti d'Europa. Quasi 9 persone su 10 nel mondo hanno accesso all'elettricità. In Italia 3.054 comuni sono autosufficienti per i fabbisogni elettrici da fonti rinnovabili. 41 comuni sono rinnovabili al 100% per tutti i fabbisogni. Nel 2018 il tasso globale di disoccupazione era il 5%, in Italia al 10,6%. Il 90% della popolazione mondiale vive in zone coperte da internet, ma solo la metà la usa perché i costi sono troppo alti. In Italia un quarto delle famiglie non va in rete. Investimenti globali, ricerca e sviluppo sono quasi triplicati in 10 anni. L'1% della popolazione mondiale detiene il 50% della ricchezza. In Italia il 20% dei più ricchi possiede il 72% della ricchezza nazionale. 9 persone su 10 respirano aria inquinata. L'Italia spesso supera i limiti consentiti. Per il 2030 si stima che 5 miliardi di persone vivranno in città. Nei paesi ad alto reddito, tra cui l'Italia, l'impronta ecologica pro capite è 13 volte quella dei paesi a basso reddito. Gli ultimi 4 anni sono stati più caldi di sempre. L'Italia è tra i 10 paesi più colpiti al mondo da disastri naturali causati in buona parte dai cambiamenti climatici. Nel mondo il 43% di risorse ittiche sono sovrasfruttate, in Italia sono l'83,3%. L'acidità dei mari è aumentata del 26% rispetto all'era
preindustriale. 75% della superficie terrestre è stata seriamente alterata. In Italia il consumo di suolo è al 7% contro la media europea del 4%. I diritti fondamentali dell'uomo oggi sono ancora poco rappresentati. Solo il 39% dei paesi ha un'istituzione per la loro tutela, conforme agli standard internazionali. È un appello per l'Unione che fa la forza.